Buongiorno, nuovo appuntamento con l'informazione di BioBlu 24. L'Italia si appresta a ripartire e lo fa dopo mesi di stop, di chiusure, di lockdown, dove imprenditori e lavoratori sono rimasti fermi nella loro produzione, nel fatturato, fermi anche nel percepire il proprio stipendio. Un momento davvero difficile che non dimenticheremo sicuramente in fretta. Un momento che però ha contribuito anche alla nascita di associazioni e movimenti che hanno deciso di non soccombere in maniera passiva a questo momento di crisi, a questa emergenza, ma hanno deciso anche di riunirsi. E di questo e di tanto altro parleremo insieme con il collegamento e l'ospite che ho in collegamento oggi, che vi presento subito, Leonardo Leone, imprenditore e formatore. Ben trovato. Grazie, grazie, ben trovata anche lei. Io sono contento di poter essere qui a esprimere la mia opinione su quello che è il momento drammatico, soprattutto per la classe imprenditoriale, un po' per tutti, ma soprattutto per noi imprenditori. Esatto, allora Leonardo, molti sicuramente già la conoscono non solo come imprenditore ma anche per questa attività di informazione che ha deciso di intraprendere. Lei fa diverse interviste tutte le sere in collegamento attraverso i suoi social in diretta con vari personaggi che conosciamo anche noi di BioBlu, ma di questo parleremo tra poco, perché prima di tutto con lei vorrei parlare proprio di questa sua iniziativa di costituire un'associazione, l'associazione Imprenditori Uniti. Come è nata questa idea e con quali obiettivi? Allora, per chi ci segue e magari è già imprenditore, sa benissimo che la situazione per gli imprenditori in Italia non è stata mai rosea in generale, dalla pressione fiscale alla mancanza di assistenza o comunque anche di preparazione, se vuoi. C'è un gap proprio tra la scuola, tra quello che fanno le scuole attraverso i percorsi accademici e quello che poi è il mondo del lavoro e soprattutto dell'imprenditoria. Quindi oggi fare impresa in Italia, al di là del Covid-19, è stato ed è estremamente difficile. In più, in un momento come questo, i nodi sono arrivati al pettine, nel senso, quando c'è stata la prima conferenza stampa da parte di Conte a febbraio del 2018, dove si parlava di epidemia, di milioni di morti, del lockdown, di cose spaventose, mi sono un attimino, cioè ho reagito male o forse bene, non lo so, ho avuto un impatto, cioè questa informazione ha avuto per me all'interno un qualcosa che mi ha fatto ragionare sul da farsi. Potevo fare come hanno fatto tanti, chiudermi a casa, fermare tutto, magari anche riposarmi, come invece continuare quella che è stata un po' la mia battaglia da una vita, il combattere le ingiustizie. Io ho sempre odiato i bulli sin da scuola, perché sono stato bullizzato più volte nella mia zona. Io sono cresciuto alle case popolari, quindi fino a una certa età ho vissuto veramente quell'aria pesante, che oggi non mi sembra cambiata. Oggi il bullo è un po' lo Stato, no? Perché ti chiede costantemente durante l'anno e ti fa male quando magari sbagli, perché può capitare anche di sbagliare. Nel momento in cui ti serve qualcosa non ti dà. Quindi a febbraio ho toccato il fondo, ho detto non ci sto più, cioè non credo che questa sia la maniera giusta, ma non tanto per il lockdown, tanto per le azioni non fatte da parte dello Stato nei confronti degli imprenditori, anche le prese in giro verso le partite IVA, questa caccia al tesoro per i 600 euro. Insomma, mi sembra una cosa, una buffonata, ma poi vedendo la mia idea e vedendo anche un po' quello che accade nel resto del mondo, dove gli stati fanno gli stati, ovvero aiutano i più deboli e quelli che sono in difficoltà, ho deciso di fare un qualcosa, cioè andare a creare un'associazione vera, non con una casacca di partito, perché ci sono magari delle realtà. Il problema è che le associazioni di solito poi si vestono di un colore o di un altro, e questo poi non garantisce realmente né l'imparzialità e soprattutto nemmeno il ritorno di una promessa fatta da un'associazione o dallo scopo della stessa. E allora io ho deciso di creare un qualcosa, visto che io non sono pagato da nessuno se non dal mio lavoro, non sono politico e non mi interessa essere un politico, ho detto adesso creo un qualcosa veramente per la classe imprenditoriale. E strada facendo, ecco, grazie anche alle interviste che ho fatto, gli incontri, le conoscenze che avevo, oggi con avvocati, imprenditori, un magistrato e diverse persone stiamo mettendo su qualcosa che nell'arco di 2 anni diventerà molto importante, ma soprattutto utile a chi ne farà parte.
Nella squadra c'è anche l'economista Nino Galloni che conosciamo. Assolutamente sì, è una persona che ho incontrato in una conferenza stampa quando ho presentato un mio libro che parlava della disoccupazione non esiste, ed è una persona che da lì ho sposato e mi sto tenendo vicino perché lo stimo sia come uomo, quindi per i valori che ha, e sia per la preparazione, quindi ritengo che debba far parte di questa grande squadra. Allora, lei è un imprenditore di successo che ha investito in molti settori, oggi se non sbaglio ha anche più di 200 dipendenti, e la cosa bella, come accennava poco fa, che è partito da solo, da zero, e di questa sua esperienza ha deciso anche di renderla pubblica, diciamo, a tutti, alle persone che volevano poi magari seguire e intraprendere un percorso simile al suo. Ha pubblicato anche dei libri e gira un po' per tutta Italia con questo obiettivo, no? Di fare formazione. Le chiedo, come si diventa imprenditori di successo oggi in Italia, e ha mai pensato di lasciare l'Italia per andare in un altro paese? Inizio dalla fine. Sì, ho pensato molte volte di lasciare l'Italia, e in quella riflessione che c'è stata a febbraio, in un momento la mia mente ha detto forse è arrivato proprio il momento di lasciar perdere qui e di passare altrove. Purtroppo però amo tantissimo questa nazione, amo le persone che la abitano, non mi piace abbandonare le sfide, e ritengo che anche per chi vuole crescere a livello mondiale deve prima vincere la sfida a casa, quindi prima si vince qui la guerra e poi puoi conquistare tutto il mondo. E quindi sì, è stato un pensiero ricorrente, ma penso, non posso dire mai, ma farò del tutto per non andare via mai dall'Italia, perché la amo e amo le persone. Mi sembrerebbe è una cosa personale, ovviamente mi sembrerebbe di abbandonare qualcosa che amo, e non è giusto. Almeno fino adesso credo che ci possano essere, ci sono state e ci saranno comunque opportunità, come è successo con me, di fare business e di farlo in maniera sana anche in Italia, nonostante le grandi difficoltà. Ecco, l'associazione risponde un po' a questo, alle persone che vogliono crescere e aiutarsi e farsi aiutare, l'associazione servirà proprio a questo scopo. Poi dicevamo dei miei dipendenti, non 200, avevo superato i 300, dico avevo perché adesso con questa ripartenza non sono io che ho licenziato, ma alcune persone si sono rifiutate di ritornare a lavorare perché hanno preso un momento sabbatico, meno di un 10%, ma comunque ci sono persone che dopo questo lockdown, parlo di lavoratori, hanno avuto una destabilizzazione che li ha portati, dice, preferisco prendere il reddito di cittadinanza e prendermi un anno sabbatico, chi mi ha detto che vuole la disoccupazione, insomma, un momento difficile. Quindi ovviamente in questi momenti difficili c'è proprio una selezione, no? Ci saranno imprenditori che abbandoneranno il tavolo da gioco e invece imprenditori che vinceranno molte partite, quindi qui è un discorso di scelte personali, così tra i lavoratori. Chiaro. Se non sbaglio, leggendo fra le sue informazioni, lei ha iniziato investendo nel settore dell'estetica. Come mai questa scelta, e poi quali sono stati gli altri settori? Allora, forse senza rendermene conto, già in tempi non sospetti ero predisposto alla filantropia, cioè comunque già il fare del bene, il dare, ha sempre fatto la differenza. Quando scelsi l'estetica, che è stato il mio primo negozio, fine anni 90, era un solare, un centro estetico, ero indeciso tra diverse attività, cioè puntavo a fare soldi perché venivo da una situazione veramente difficile, non voglio stare qui a tediarvi, insomma, tante situazioni ci sono identiche o peggiori in Italia, insomma, nascere in una famiglia con difficoltà economiche, mamma se n'è andata, sono rimasto con papà, a 15 anni ho iniziato a lavorare, a 18 dovevo fare 3 lavori per arrivare a fine mese. Quando ho iniziato a aprire il primo negozio, era già un momento in cui le cose andavano un pochino meglio, perché dopo un periodo da agente immobiliare avevo fatto qualche soldino, e soltanto che il primo negozio fu un fallimento. Scelsi l'estetica perché l'estetica rispecchiava un po' quello che era in quel momento, cioè incontrare persone che amavano il proprio corpo, come giusto che sia, come tutti dovremmo fare, e regalare benessere e comunque guadagnarci dei soldi. Cioè, l'imprenditore io credo che sia proprio questa come figura, un'entità, una persona che crea per sé dando agli altri, ed è questo il motivo per cui all'epoca, nonostante mi capitò l'opportunità di prendere una tabaccheria ben avviata o un bar, avevo valutato moltissimo un bar, ma all'interno questo bar aveva dei videopoker, cosa che non amo, non sto qui a spiegare il perché, allora decisi no, anche se l'estetica, il solarium è una roba che conoscevo meno,
decido di fare un lavoro che mi piace di più, l'ambiente, comunque scelsi quelli. Bene. Allora, parliamo anche di informazione, perché appunto l'ho annunciato poco prima, lei nei suoi canali social, ad esempio Facebook, YouTube, intervista ogni sera, se non sbaglio, un personaggio, un ospite, qualcuno anche in comune con BioBlu, penso al dottor sì. Meluzzi o al giurista Ugo Mattei, personaggi che diciamo forse non avrebbero nemmeno lo spazio, uno spazio nei canali di informazione classici, mainstream. Quanto è importante l'informazione indipendente oggi, soprattutto all'indomani di quanto è accaduto in questi mesi, di questa emergenza, secondo lei? Allora, per me è importantissima e oggi ancora di più, e questo è testimoniato dal fatto che sia io sia voi, perché so anche, ho letto una diffida dove c'eravate anche voi insieme al mio nome, insieme esatto. a Montanari, quindi ci hanno diffidato insieme. È molto importante, è così importante che qualcuno non vuole che mandiamo queste informazioni. Io tra l'altro mi sono inventato giornalista 70 giorni fa e quindi non voglio rubare il lavoro a nessuno, ma quando vedo che nel mainstream le informazioni non sono totali o non sono alcune reali, dico alcune, non dico che ci sono spazzature assolutamente, però dico che le informazioni che andrebbero comunicate al pubblico non vengono comunicate. Oggi per esempio in 2 mesi 25 suicidi, nessuno ne parla, e questa per me è una grande 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 mancanza. Magari si parla di altre cose proprio per generare odio, per generare panico, terrorismo, mentre oggi quando ci sono persone e quindi gli imprenditori che hanno bisogno di aiuto, di supporto e di sostegno, non si va a fare un'informazione su quello che realmente sta accadendo. E questo ritengo che sia proprio uno dei cardini della libertà, ma non sono io, proprio nella Costituzione. Quindi il non fare informazione da parte di alcuni giornalisti, di alcune testate, di alcune trasmissioni, ritengo che sia veramente, veramente, veramente una cosa brutta. Vista la mancanza, io sono un imprenditore e non so se chi ci segue da casa lo sa, ma lo scopo dell'imprenditore, l'abilità dell'imprenditore è scoprire tutte quelle che sono le inefficienze del mercato e andarle a risolvere. Questo ti permette come imprenditore di guadagnare, di fare quattrini. Ovvio che questa cosa che sto facendo adesso non mira a fare soldi o a farci un'azienda, è fatta proprio per il piacere di farlo e come un senso di giustizia. Come ho detto, mi piace combattere le ingiustizie, e la non informazione credo che sia per le persone la più grande ingiustizia, perché è una grande privazione della libertà. La libertà nasce quando c'è la conoscenza e la consapevolezza, altrimenti le persone non possono essere in grado di scegliere. È vero, ha ragione. Allora, il patto trasversale per la scienza, ricordiamolo, magari non tutti lo sanno, ha deciso, se non sbaglio erano i primi di marzo, è stato presentato un esposto, insomma, nei confronti di chi ha osato intervistare il dottor, il nanopatologo Stefano Montanari, e è stato anche chiesta alla procura di Modena, è stato chiesto l'oscuramento di tutti quei canali che appunto avevano osato intervistarlo, tra cui c'era BioBlu e appunto lei. Qual è stata poi la sua strategia? Se non sbaglio, avete continuato a intervistarlo. Allora, io mi sono messo così tanto paura che da che facevo un'intervista ogni tanto, adesso ho una rubrica settimanale con il dottor Montanari tutte le domeniche. Quindi, ottimo. Mentre per esempio faccio un esempio di reazione diversa, Sgarbi sì. ha deciso, dato che anche lui è stato citato dal patto trasversale per la scienza, Sgarbi invece ha reagito facendo un'azione anche lui legale nei confronti loro. Quindi ovviamente sono modi di reagire diversi, io non ho bisogno di stare a fare cose, insomma. Quindi penso di essere nel giusto, e ad oggi l'unica cosa che vedo che cambia, penso che accadrà anche con voi, video che vanno via. La scorsa settimana me ne hanno tolti 3, mi hanno tolto quello con Tarro, quello con Rainò e un altro in cui parlavamo di ozonoterapia. Quindi, ecco, addirittura 3? Sì, 3 solo la scorsa settimana. In una settimana, e anche a noi da poco un altro, ma allora, sa qual è anche un dilemma su cui forse è giusto riflettere? Che
Per fare informazione, soprattutto indipendente, se non si è editori o se non si hanno a disposizione i grandi network televisivi o che altro, ci si affida a questi social. I social che però allo stesso tempo possono essere anche coloro che censurano quello che si produce. Però al momento sono anche l'unico mezzo per fare questa informazione indipendente. Come si risolve questo dilemma, secondo lei? Allora, secondo me, prima di tutto bisogna fare modo di rispettare la Costituzione. Allora, ogni persona può e deve manifestare la propria idea, ok? Finché non si raccontano dati falsi, cioè quando uno dice c'è una legge che dice questo, la legge non esiste, allora a quel punto uno afferma una cosa falsa e va bene. Ma dal momento in cui sia io, sia lei, sia voi, insomma, andiamo a intervistare dei medici, dei virologi che in alcuni momenti raccontano una cosa, poi magari altri ne raccontano un'altra, noi semplicemente andiamo a far parlare le persone. Quindi nel momento in cui l'AGCOM o comunque tutti il patto trasversale per la scienza nemmeno lo considero, perché è un nulla, è un'associazione fatta da Burioni, da altre persone, che voglio dire, per me oggi Burioni è l'ultimo che dovrebbe parlare, tanto che ha chiuso il suo profilo Instagram per gli insulti ricevuti, quindi voglio dire, non credo sia proprio amato, e le persone che le persone non sono proprio così sceme. Se alcuni dicono gli italiani sono ignoranti, sì, sotto alcuni profili ci sono molte persone che sono ignoranti. Purtroppo posso dire una cosa però per difendere gli italiani, che semplicemente il livello culturale delle persone è direttamente proporzionale alle informazioni divulgate dai media, cioè se in televisione c'è quello che c'è, la televisione comunque impatta fortemente sulla cultura di una nazione. Quindi finché manderemo in televisione solo Burioni, che non dico che non ci debba andare assolutamente, certo, però sarebbe opportuno mandarci anche un confronto, mandarci Montanari o tante altre persone che invece nel mainstream vengono proprio evitate come la peste. Io stesso per esempio sono andato più volte in TV lo scorso anno per parlare del lavoro, della disoccupazione, dell'imprenditoria. Da quando ho avuto a che dire in un parterre sulla 7 con Giletti, mentre c'era Gasparri, mentre c'era, vabbè, insomma, c'erano un po' di persone, c'è stato un piccolo attrito, mi sono permesso di dire che il mercato del lavoro e dell'imprenditoria purtroppo alcuni politici non lo conoscono, forse alcune frasi non sono piaciute, alla 7 mi hanno ignorato, nonostante io ho chiesto un paio di volte di andare lì proprio anche per questa emergenza. Eppure sì, poi la chiamiamo, non mi hanno più chiamato. Niente. Allora, le chiedo a conclusione di questa intervista gli aspetti positivi e negativi che ci lascia questa esperienza, se ci sono. Allora, io credo che in ogni momento, anche di estrema crisi e forse soprattutto nei momenti di crisi, si possono aprire delle grandi opportunità. Io penso di aver costruito alcuni miei successi o forse proprio la mia rivalsa verso le difficoltà iniziali grazie proprio alle crisi, a volte anche agli insuccessi e agli errori. Io non mi vergogno a dire che il primo negozio che ho aperto, quello che abbiamo citato poc'anzi, l'ho richiuso dopo qualche mese proprio per impreparazione o, se vuoi, come diceva qualcuno all'epoca, per la crisi dei fine anni 90. Siamo sempre in crisi, quindi fondamentalmente non mi vergogno di dire che ho fallito una volta, sono andato protestato 3 volte, difficoltà in continuazione, ma semplicemente queste ci permettono di imparare, ogni errore ci permette di diventare più bravi. Un atleta stesso fa delle performance, non tutte le ciambelle gli riescono col buco, ma ogni volta che sbaglia riesce a migliorarsi. Quindi ritengo che questo momento di estrema crisi come il Covid-19 sarà un altro momento di speciazione, cioè di selezione naturale. Da una parte ci sarà chi continua, chi vorrebbe continuare a fare sempre le stesse cose o a non fare soprattutto le cose, quindi a non evolvere, a non mettersi in gioco, a non imparare, a non continuare ad informarsi in generale, e invece ci sono altri che, anche se dormivano prima, si sono svegliati e magari hanno iniziato seriamente a fare investigazione per trovare delle informazioni di qualità e poi magari a fare azioni che sono, diciamo, la matrice del successo. Non è importante quanto queste azioni siano poi raffinate, efficaci, perché poi le puoi migliorare strada facendo. Il fallimento nasce proprio dalla non azione. Quindi sono sicuro che tutti gli imprenditori che ci seguono, tutti i lavoratori che ci seguono, in questo momento possono, per me, guadagnare quote di mercato maggiori rispetto al gennaio del 2020 stesso, perché
perché in questo momento tanti abbandoneranno il tavolo da gioco, in questo momento stesso tanti sono ancora paralizzati o terrorizzati, e invece una parte, ecco una piccola parte, andrà a guadagnare quelle quote di mercato lasciate indietro dagli altri. Quindi si apriranno delle grandi, si sono già aperte delle grandi opportunità, dalle attività che si possono comprare a sconto, dal mercato comunque, dai nuovi mercati che si stanno aprendo, dalla digitalizzazione che l'Italia l'ha sempre digerita malamente rispetto a magari l'Occidente come l'America o il Nord Europa. Oggi lo smart working o comunque l'informatizzare i processi e tante cose che realmente nell'imprenditoria, anche dalla microimpresa, oggi sono necessari, come un software gestionale, il telelavoro in generale o tutto quello che può servire anche ai servizi come il delivery o una pagina di e-commerce. Di tutto questo immagino che parliate anche nell'Associazione Imprenditori Uniti. Come si fa ad iscriversi? Allora, semplicemente noi abbiamo creato un mese fa, poco meno di un mese fa, un gruppo su Facebook. Oggi siamo quasi 50.000, si chiama proprio Associazione Imprenditori Uniti. E entrando all'interno del gruppo c'è un link, proprio nel primo video c'è un link sotto dove si inserisce la mail e si riceve il programma dell'associazione, e lì dentro spieghiamo tutto quello che faremo. Una cosa importante che dico alle persone è che questa associazione realmente è per gli imprenditori, ma realmente darà a tutti, perché l'imprenditore non è solo, l'imprenditore crea posti di lavoro, l'imprenditore che lavora bene fa star bene i propri clienti perché comunque va a risolvere i problemi nel mercato, e quindi questa associazione prenderà dentro anche dei liberi cittadini, anche quelli che vogliono poi diventare soprattutto degli imprenditori, perché oggi mettersi nel mercato da soli è proprio difficile, realmente è molto difficile in questo momento. Ecco, quindi per chi volesse, mi raccomando, iscrivetevi attraverso Facebook. Grazie all'imprenditore e formatore Leonardo Leone per essere stato con noi su BioBlu, grazie. Allora, grazie a voi, e soprattutto voglio farvi complimenti anche a Messora, il dottor Messora, perché quello che avete fatto voi, cioè intervistare me, è un qualcosa di importante, lo voglio dire per le persone che ci seguono. Normalmente ognuno fa l'orticello proprio e lo cura, sì, e ha paura che qualcuno magari rubi i frutti, no, dell'orto. In questo caso voi mi avete invitato qui dando la possibilità di esternare la mia idea quando anch'io faccio delle interviste. Mi auguro di poter ricambiare questo favore, perché oggi, se vogliamo combattere questa disinformazione, dobbiamo unirci senza metterci a fare la guerra. Io quindi sono veramente contento e vi stimo ancora di più. State facendo un ottimo lavoro, complimenti. Siete proprio leader di questo mercato per quanto riguarda 10 anni, credo avete fatto, visto che avete fatto 10 anni, quindi mi complimento, siete un esempio. Grazie Leonardo, e le annuncio già in anticipo che anche Claudio Messora sicuramente interverrà il prima possibile, dopo aver sbrigato i suoi impegni, anche nel suo canale, perché come dice lei è importante, più siamo, più la voce anche dell'informazione indipendente sarà più forte, e soprattutto in questo momento è importante. Grazie a Leonardo Leone, buon lavoro. Grazie, arrivederci, buon lavoro e un saluto a tutti. Grazie. Allora, per rivedere questa intervista, come vi ricordo sempre, all'imprenditore e formatore Leonardo Leone non vi resta che andare all'indirizzo go.bioblu.com/24, li troverete tutti i nostri contributi audio e video. Ma c'è un altro indirizzo importante che dovete segnarvi, quello della nostra newsletter, perché nel caso in cui, diciamo, non fossimo più reperibili attraverso i nostri canali classici, ecco, allora provvederemo ad aggiornare la nostra newsletter e a rimanere in contatto con voi. L'informazione che fa BioBlu da 13 anni a questa parte, ha iniziato da solo Claudio Messora, è un'informazione indipendente. Indipendente significa che non dipende da nessun editore, perché i nostri unici editori siete voi. È per questo fondamentale un vostro aiuto, un vostro contributo, che può avvenire attraverso una donazione o abbonandovi. Esistono varie forme di abbonamento al nostro blog e al nostro canale YouTube. Grazie e al prossimo aggiornamento.